Questo è un argomento decisamente particolare. Io devo dire, insomma, i radicali nel corso del tempo hanno fatto delle battaglie sicuramente molto importanti, soprattutto alla fine degli anni 70 e anche nei primi anni 80. C'è da dire però che nel corso del tempo hanno un po' cambiato la loro storia, la loro immagine e le battaglie che hanno fatto. Loro erano sicuramente contro il finanziamento pubblico dei partiti e diciamo che questa è una forma di finanziamento anche proprio al Partito Radicale, ma la cosa particolare per chi, devo dire, insomma, in anni passati come me ha un po' seguito anche alcune battaglie è che i radicali hanno sempre puntato alla privatizzazione dei servizi pubblici, sempre. Allora, devo dire che non è molto coerente che voler avere la sanità privata, il trasporto privato e avere una radio pubblica. Devo dire, se loro credono tanto nel mercato, cioè nessuno gli vieta di dover fare la pubblicità nella radio. Devo dire che per questo motivo noi non siamo molto d'accordo al finanziamento delle fonti di informazione che devono essere finanziate da chi ascolta la radio, da chi compra i giornali. Per questo motivo noi voteremo no a questa mozione.